Oggi riconsegniamo alla città la collezione, le due collezioni del maestro Roberto Vanadia. Siamo qui al Collegio dei Filippini e abbiamo la collezione dei luoghi del caos, il racconto di Luigi Pirandello interpretato dal maestro Roberto Vanadia nelle sue minime sfaccettature e nella sua interpretazione artistica. E abbiamo la collezione del presepe che per anni è stato, ricorre il 30° anniversario quest'anno dalla prima esposizione del maestro Vanadia e mi sembrava doveroso come assessore lo spettacolo con il maestro, abbiamo voluto riaprire questo luogo che è stato abbandonato negli ultimi periodi, negli ultimi anni, era in pessime condizioni, oggi finalmente torna fruibile al cittadino, al visitatore. Diceva giustamente assessore, una cosa molto bella per me quest'anno ricorre il 30° anniversario dell'esposizione in pubblico. Ho iniziato proprio da Agrigento con il presepe che vedete alle mie spalle nel 1991. E adesso 2021 sono nuovamente qui per ripartire da Agrigento e quindi percorrere a Dio piacendo ancora una volta le strade d'Europa, perché questi miei lavori sono diventati veramente ambasciatori della nostra tradizione. Sono veramente grato a questa amministrazione per la sensibilità che ha dimostrato nel voler restituire alla città queste due collezioni. Il luogo è stupendo, il Collegio dei Filippini, proprio questa location è estremamente suggestiva ed accoglie queste due collezioni veramente straordinarie. Vengono restituite alla città e io invito veramente tutti a gustare i beni della nostra città, cominciando proprio dal Natale, fruendo di questa bella collezione, recandosi in cattedrale dove c'è una bellissima monumentale opera e poi presso la caserma dei Carabinieri, il comando provinciale, lì dove il colonnello ha aperto le porte con una bellissima iniziativa. E questa è l'occasione perché posso augurare un sereno Natale a tutti, di pace e di serenità.